Buongiorno raga, benvenuti dal vostro Nando della Rete in questo nuovo video del mio format e che vi manca? Oggi andrò a recensire il primo volume di Una busta. una busta del pane di Jujutsu Kaisen Sorcery Fight di JJ Akutami. JJ che poi è diminutivo di Eugenio. Uè JJ! Early Access Variant Limited Edition contiene Jujutsu Kaisen numero 1 Early Access Variant e due gadget maledetti, magnete e la cartolina. La voglio aprire in video perché se mi succede qualcosa almeno Almeno farò sapete cosa succede, tanti sì, esatto. like. È tipo quel film che faceva gli omicidi in rete per via dei like e visualizzazioni. Vediamo, vediamo. Vediamo questo boosting. Bene, ti stiamo scherzando, è ancora. No, è vero, è tutto vero. Sarà sicuramente una variant figa. Sei poco ma sicuro. Ovviamente i veri collezionisti ce l'hanno chiusa come me a casa. E io no. Oh, bellissimo. Peccato che non è quello originale. No, non c'è quello originale, No. no. Figo. Ce n'è un'altra, se ne prima un'altra, sono diverse. Ah, sai Se ti avvicini troppo all'abisso, l'abisso potrebbe diventare parte di te. che in grippo se sono tutte diverse. Ah, però, che male. È come Batman. Andiamo a vedere il Ma gadget vabbè, no, maledetto. ma almeno quel Batman erano 6. È tipo la Nutella che ha fatto i due. Bella, cartolini. Vabbè, che poi è Meglio nella uguale. busta, perché sennò si andrebbe Che c'è a perdere. una rana? Una rana con le ali. Inquietante il demone alle spalle. Si vede? No, non ci credo. Neanch'io. Sei serio? Ah no, è Ah, diverso. Ah, ok. Ci sta. Ok, vabbè. Ah, vado a no, prendere un attimo. stavo pensando malissimo. Sì, bello, vabbè, questo è la mano. Sì, perché nella copertina diciamo non variant. Sì, c'è la mano Vedere del da qua, cos'è più demone, vicino. ok. Ah, se vuoi prendi pure questo. Questa è quella che hanno dato il regalo con il primo Col primo volume normale. Avrà dato il volume regalo. normale. Ma dai. Questa è quella che si può trovare soltanto acquistando l'edizione Variant. È solo all'interno della busta, non possono essere vendute separatamente. C'è C'è scritto sopra la scritto, busta. sì. 9,90 Sotto la versione Variant e 4,90 perché purtroppo la Pride manga ha di nuovo aumentato il prezzo dei manga, perciò 4,90 e non più 4,50. Allora, qua c'è scritto volume 1, Ryomen Sukuna e il demone maledetto. Allora, io questo manga l'ho avvicinato tantissimo a un capolavoro dei manga, Bleach di wow, Tite Kubo, non lo so andare a guardare, mi è venuto in mente. Tite Kubo, sì. Fighissimo perché assomiglia, perché diciamo, oltre alla trama che invece di essere Hollow, sono delle maledizioni. C'era proprio all'inizio di Bleach dove un Hollow aveva proprio incatenato un edificio. Qui le maledizioni colpiscono gli edifici dove il dolore, l'ansia, la depressione, l'edificio assorbe tutte queste emozioni negative, creando poi delle maledizioni che si nutrono di degli esseri umani. Loro sono degli esorcisti. Loro, non il protagonista. Il protagonista diventerà poi uno degli esorcisti, come Ichigo Kurosaki. Solo che invece di essere infilata una. No, no, vabbè, sì, la spada. Non mi viene il nome della spada di Bleach, che è un nome. Eh no, purtroppo tempo. Sì, vai. Oh, la spada della spada di Rukia. Vabbè, l'ho letto, tipo.
Ormai sono 2 o 3 anni che non leggo Bleach. La spada di Rukia e diventa lui un Hollow. È un Hollow, uno Shinigami. Oh, il nostro protagonista, Yuji Itadori, si mangia un pezzo del demone e diventa un esorcista. Come si chiama? Lala? No, La Tensa Gangetsu. quello è il nome della spada. E invece vuoi sapere? Tutte le spade di Bleach, come si chiamano? Ah. Zangetsu è la spada di Ichigo, perché tutti quanti hanno un nome. E comunque lui diventa assorbe questo potere del demone. Lo scopo è proprio Zampacuto. Zampacuto, sì, da Zampacuto. Perciò invece da Zampacuto si assorbe il potere del demone, che alla fine. Mangiandone un pezzo praticamente. Sì, sono in tutto sono 10 dita, 10 o 20? Non mi ricordo. Sono 20 Venti. perché c'è la battuta del fatto quante Sì, mani ha. Veramente se le fighissimo. contiamo E sono. poi è simpatico proprio alla Bleach, appena all'inizio. Poi tanti personaggi strani alla Bleach. Pure i co-protagonisti. Secondo me si avvicina tantissimo. È stato portato secondo piano solo perché è uscito nello stesso momento di Samurai 8. Però, parola mia, sarà bellissimo. Cioè, è partito troppo in bomba e troppo figo. Eccolo qua, qui è uno dei demoni che vi ha fatto vedere sulla spilla È strana. proprio quello. Sì. Oltre che si sa, quest'altro che non si è ancora capito come ci vede. Con la benda e poi l'ultimo capitolo, quello della ragazza fighissima, fighissima nel senso tagliata, che poi diventa una camionista, sembra tutta capina, ma poi uso camionista. No, ci sta, bello, bello, Ah, bello, bello, veramente ragazzi. bello, sì, risolvere il fatto di togliergli i genitori di mezzo. Cioè, no, se Sì, non l'hanno fatto in un bel modo, senza. è uguale. Molto simile, perché forse non Non ho l'hai letto. letto Bleach. Pure Bleach è così. Molti fatti di genitori sicuramente faranno parte di qualcosa. Secondo me ci sarà molti intrecci. Vabbè, nella Però trama principale spiegano come funziona più o meno. Si sì, spiega tutto. come sistemano, sì, tutto, è tutto perfetto, cioè è veramente fatto. E poi ci sono gli ex simpatici, come sempre, come i manga. E basta. Niente, raga. Secondo me dovrebbe far parte della vostra collezione. Sia la variant con la busta del padre, sia quella normale. Fatemi sapere cosa ne pensate, se l'avete letto, like al Se l'avete video, aperto. se avete aperto o se avete letto la versione normale. Oh, anche se ci sta, vabbè, 9,90 cioè per averlo chiuso, è un po' lo spreco, però ci può stare. Io me lo vado a sigillare, dammi la spilla, rubata. Dov'è? Non ci pigliamo dopo. No, la Vabbè. spilla, no, la spilla mia. Ah, allora ce l'ho là. L'ho messa di là. E poi la prendiamo. Ho perso È l'oggetto finito già maledetto. l'oggetto, ma quello è in vendita. Ok, Quindi commentate, richiedete il vostro manga che volete che vada a recensire. Spero che vi sia piaciuto. Se mi volete dare consigli o altro, scrivete sempre nei commenti. In descrizione trovate il link dove mi potete contattare, pure come negozio, like ogni iscrizione al canale e condivisione se volete. Grazie mille per il supporto. Al prossimo video. Ciao!